oggi parliamo del marcatore K200, alla particolarità che ci offre un'altezza di stampa di 10 cm, realizzabile con l'allineamento di quattro testine di stampa che lavorano insieme, moltiplicando la possibilità di stampare fino ad arrivare ad un'altezza di 10 cm. Il messaggio da stampare può essere composto o all'interno del dispositivo, che ha un display touch, inserendo campi di testo, campi numerici, contatori, codice a barre, QR code, e inserendo anche immagini che possono essere importate con una chiavetta all'interno del dispositivo. Per quanto riguarda le superfici di applicazione, possiamo lavorare sia su superfici assorbenti, quindi porose come carta, cartone, legno, utilizzando degli inchiostri a base d'acqua, o a base solvente possiamo marcare su superfici non porose come metallo, alluminio, vetro, plastica, PVC. Con l'utilizzo della lima riusciamo a trovare sempre la posizione ideale per la marcatura. Poggiamo il marcatore all'interno della lima, scorriamo molto lentamente e possiamo stampare, come dicevamo, anche su vetro, plastica, pareti in PVC e pavimentazioni. Ma se dobbiamo stampare senza lima e la superficie ce lo permette, possiamo tranquillamente farlo. Qualsiasi esigenza e qualsiasi messaggio vogliamo tempestivamente stampare, sia su superfici non porose come il vetro, la plastica e il metallo, che su superfici porose come il legno, la carta, il cartone, come vediamo anche su tessuto, possiamo assolutamente inserire tantissime utilità. Se noi personalizziamo una cosa porosa e accidentalmente prendiamo della pioggia, come vedete l'inchiostro non si scioglie. Questa è la capacità degli inchiostri a base solvente. Per ulteriori informazioni e per qualsiasi chiarimento contattateci ai nostri riferimenti.